Alcuni anni fa un campanello d'allarme ha svegliato la nostra città. La disoccupazione stava travolgendo Ancona e in particolare le Marche. Nel giro di poco tempo eh, le Marche sono arrivate ad essere la prima regione tra le regioni del centro nord, dopo il, le regioni del sud, con il più alto tasso di disoccupazione. E come ben sapete, eh, perdere il lavoro non significa solo perdere le competenze professionali. Perdere il lavoro significa dover cambiare drasticamente la nostra vita. Pensate che il 62% degli ultra-cinquantenni in questo momento sono alla ricerca eh, di una nuova occupazione e ci vogliono 27 mesi per essere reinseriti nel mercato del lavoro. Visto l'età media pensiamo un attimo, eh, se nella nostra realtà, se dovessimo perdere il lavoro, come cambierebbe la nostra vita? Ci ritroveremo un po' così, dovremmo un po' fare dei tagli, dover cambiare drasticamente le nostre abitudini, non andare più a cena fuori, uscire con gli amici, ma anche dover dire ai nostri figli di non poter partecipare alla gita scolastica perché è troppo onerosa. Ma se passassero veramente questi mesi dovremmo anche non poter pagare l'affitto o il mutuo di casa. E ovviamente, chiedere aiuto non è semplice, non è facile. Molto spesso, quando le persone si trovano in difficoltà, non riescono a arrivare noi ai, se ai servizi per chiedere aiuto. E quando lo fanno, l'unica soluzione sarebbe un miracolo, perché ormai è troppo tardi. Noi dei servizi sociali, però, non siamo dei supereroi. Siamo dei semplici operatori, dei professionisti, che possono mettere a servizio degli altri la loro competenza e le, e le risorse del di un territorio. E così abbiamo fatto, abbiamo cercato di mettere insieme tutte le forze e già nel 2014, grazie a un importante finanziamento di Cari Verona, con un, nuovo con un progetto innovativo per il nostro territorio Ancona, una città in comune, abbiamo messo insieme tutte le sinergie del pubblico e del privato per cercare di creare insieme una rete al servizio del cittadino. Abbiamo visto l'importanza dei progetti personalizzati, finalizzati a formare, a dare una formazione professionale, ma anche degli inserimenti lavorativi per le persone, per poter reinserirsi nel mondo del lavoro. Ma abbiamo visto che questo non era sufficiente. Perché, come dicevo, che chi perde il lavoro non è solo un problema legato all'aspetto, diciamo, lavorativo. Dovevamo mettere ancora più a fuoco il problema e andare non solo nella città, ma nel quartiere, nelle vie, nelle vie entrare nella persona. Chi perde il lavoro e si trova in difficoltà eh, ha una ricaduta anche in tutta la sua famiglia. E allora ci siamo chiesti: se non sono loro in grado ad uscire e chiedere aiuto e suonare quel campanello d'allarme, perché per una volta noi operatori non usciamo dai nostri servizi, andiamo noi a suonare quel campanello, non andiamo noi alla porta del cittadino che chiuso in casa non riesce a chiedere aiuto? Con il progetto che vi sto presentando, un quartiere in comune, vogliamo fare proprio questo. Vogliamo cercare la strada per ognuno dei nostri cittadini a seconda della propria esigenza. Vogliamo andare, e abbiamo scelto un quartiere in particolare per iniziare, andare a casa, cercare la difficoltà della persona, indipendentemente dall'età, sia giovane sia anziano ma sia isto italiano che straniero, andare a capire se oltre a un problema lavorativo c'è anche un problema sociale, perché come abbiamo detto prima è il riccio ci chiudiamo e, e tagliamo le relazioni. Quello che proponiamo è un custode sociale, un operatore specializzato che possa lavorare, dopo aver fatto una mappatura del quartiere, aver individuato le fragilità, andare a casa della persona, creare relazioni e trovare la soluzione più adeguata alle sue esigenze. Ma vogliamo offrire anche un luogo fisico d'incontro, un luogo dove le persone possano ricreare e risocializzare insieme. All'interno della casa del quartiere ci sarà anche un bar e degli operatori a disposizione di tutti per poter facilitare i rapporti personali. Oltre a questo, ovviamente, continuiamo a lavorare sulla persona che è uscita dal mondo del lavoro, perché sono delle cose che vanno concatenate e insieme avanti. <ride> Il budget è un budget importante, ma eh, il Comune d'Ancona, che è capofila, e il, i partner, Musicamente e Pianeta Alberta, ci credono fortemente. Impegneremo il 55% del confinanziamento e chiederemo il restante alla Fondazione per poter fare una sperimentazione che, dopo tre anni, possa essere riproducibile in altri due quartieri già individuati. Vogliamo replicare questo servizio. Noi abbiamo già un'esperienza, come dicevo, e abbiamo già sperimentato che il 33% dei nostri cittadini che riescono a terminare, portare a termine un tirocinio, hanno trovato lavoro e sono stati assunti a tempo determinato o indeterminato dalle aziende dove hanno fatto, la dove hanno fatto il tirocinio. 33% di utenti che non hanno più bisogno di noi. Questa è Maria, una signora di 82 anni, malata di Alzheimer, che dopo essere stata per un periodo in casa ora sta, lavora sta lavorando, come diciamo ehm, insegnante ehm, nella casa del quartiere e è la responsabile <ride> del, del corso di dialetto. E questo è Mohamed, che adesso è stato assunto nel supermercato della città dopo il tirocinio lavorativo. E questo è Dimitri che dopo un'insufficienza di italiano, grazie ai volontari è riuscito finalmente a prendere il suo bel 6. Noi mh, ci crediamo, pensiamo che questo è possibile fare perché solo facendo comunità possiamo creare comunità. Noi ci crediamo e speriamo che ci crediamo un po' tutti. Grazie Simone. Che Simone avevo trovato prima, Simone era preoccupata. <ride> Ma sì, che faccio bravissima. altro nella vita? No, ma è stata, no, è stata bravissima. <ride> anche per te, eh, avete un budget importante, molto importante, sì. sfiora quasi 2 milioni di euro. Avete comunque convinto. Sono tre anni un, tre e anni. siamo un comune di 100.000 abitanti. Sì, quindi. per questo un budget che assorbe risorse in modo positivo per, per rilanciarle. E anche a te volevo domandare quanto è stato importante voi uno confrontarti con dei territori diversi, per cui, eh, sicuramente legati anche al Nord Est, e quanto l'esperienza che avete fatto in, in questi mesi ha aiutato a definire meglio il progetto? A Renderlo più puntuale. Allora, l'esperienza è stata um, determinante. Io ringrazio pubblicamente Fondazione e tutte le persone che ci sono state accanto nel, nel percorso. Ne, ne vedo alcune in sala a cui devo dire veramente grazie. E, um, perché è stato determinante sia a livello personale professionale. 25 anni che faccio l'assistente sociale, e quindi per me era un mondo nuovo, quello del di come avevi detto all'inizio, no? di questo nuovo linguaggio del welfare. Ci hanno insegnato a usare delle nuove parole e arrivare a tutti, perché noi, se no, abbiamo la nostra nicchia un po' di. Beh, Matti, oggi <ride> c'è la dimostrazione esatto. che questa cosa ha funzionato. perché è, è sei stata una bravissima public speaker. E ci siamo contaminati sicuramente. Beh, Fantastico, a dopo, spero per Grazie. voi. Grazie.